Ciao ragazzi e ciao ragazze e bentornati in un nuovo video. La Juventus ospita la Roma nel big match della 17ª giornata di Serie A. I campioni d'Italia guidano la classifica imbattuti con 46 punti e un cammino di 15 vittorie e un pareggio. I capitolini sono sesti con Atalanta e Sassuolo a quota 24 punti e hanno ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Fuori classe portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore dei bianconeri con 11 gol in 16 presenze, mentre il faraone Stefan El-Shaarawy è il giocatore più prolifico fra i giallorossi con 5 reti in 11 partite giocate. La Juventus ha ottenuto nel derby della Mole la sua settima vittoria consecutiva, la Roma ha riportato 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate. Juventus-Roma si giocherà sabato 22 22 dicembre 2018 alle ore 20:30 all'Allianz Stadium di Torino. Sarà il 169esimo confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano. Allegri avrà ancora disponibili Barzagli, Cancelo e Cuadrado. Fra i pali tornerà dal primo minuto Szczęsny, mentre come terzini saranno confermati De Sciglio e Alexandro, con Bonucci e Chiellini centrali. A centrocampo probabile la presenza di Merchan come mezzala destra ai lati di Pjanic e Matuidi. In attacco difficile che riposi Ronaldo, che sarà ancora titolare con Mandzukic e Dybala a supporto. Se il bosniaco Dzeko dovesse dare forfait, Zaniolo agirebbe ancora da falso 9 nel tridente con Under e Kluivert esterni alti. Dietro la linea difensiva sarà composta da Fazio, Manolas e Juan Jesus, mentre a centrocampo da valutare le condizioni di Florenzi. Se sarà al top, lui e Kolarov agiranno da tornanti con Cristante e Nzonzi interni. E ora sentiremo il parere del tifoso juventino e del tifoso romanista. Ciao, sono Marchese. Qualche considerazione su Juve Roma? Allora, una partita che arriva in un momento particolare per entrambe le squadre. Da una parte c'è la Juve che sta facendo molti punti e prima è tutto quello che volete, tranne i 3 punti contro lo Young Boys, che vabbè, insomma, possiamo anche sorvolare. Però al di là di questo sta un po' faticando perché è fondamentalmente un po' stanca, non per discorsi, insomma, dei giocatori in sé, ma perché molti infortuni hanno portato, ad esempio, il centrocampo a essere sempre quello. Quindi la stanchezza si fa sentire e adesso comunque, a prescindere dalle feste natalizie, ci sono 3 partite, quindi molto difficili. D'altra parte c'è la Roma che sta passando forse la stagione peggiore degli ultimi anni, perché per la classifica, per le partite che non arrivano in quanto vittorie e così via, salvo l'ultima partita contro il Genoa che comunque ha vinto, ma non convincendo, cioè ha vinto anche poi con qualche anche polemico, qualche dubbio e così via. Quindi non è un 3-2 molto limpido quello contro il Genoa. E pertanto sia la Roma che la Juve devono dimostrare qualcosa. La Juve non è che deve dimostrare nulla in realtà, ma deve comunque cercare di superare questo momento di problema fisico, in qualche modo, di infortuni, con una prestazione intelligente. D'altra parte la Roma deve in qualche modo trovare l'orgoglio e cercare una vittoria. Quindi sarà una partita molto difficile, soprattutto per la Juventus, perché la Roma non ha nulla da perdere, quindi andrà a Torino scatenata, così come il Torino stesso ha giocato l'ultima partita. E cercherà di farci il colpetto. Quindi non sottovalutiamo la Roma solo perché sta passando un momento così così, perché potrebbe veramente, proprio in questo momento preciso, farci del male, contando le nostre anche difficoltà. Quindi una partita che secondo me sarà molto equilibrata, ma molto bella a vedersi, a differenza delle ultime partite, perché poi sono due squadre, soprattutto la Roma, che se la gioca sempre a viso aperto, senza tanti calcoli. Grazie dell'opportunità di avermi inserito in questo video e buona partita a tutti quanti. Ciao. Ragazzi, piacere, sono Lorenzo. È un big match, raga. Un big match perché comunque è una partita sentita da tutti i tifosi d'Italia, soprattutto dai juventini e i romanisti, e beh, perché sono i diretti interessati. Però comunque possiamo dire non un lotto scudetto, però una partita che sicuramente andrà a decidere molto, sia sullo stacco della Juventus sulle prime in classifica, quindi penso che andrà tipo a più 12 se dovesse vincere. E per la Roma invece ci aiuterebbe molto, perché comunque ci farebbe scavalcare la Lazio e arriveremo lì dove sta il Milan, quarto quinto posto. Quindi sarebbe molto molto utile una vittoria che non penso accadrà, perché non penso vinceremo, perché la Roma adesso come adesso è messa davvero tanto male. È messa male sia fisicamente che mentalmente, perché comunque arriviamo da tante sconfitte. Siamo riusciti per fortuna a vincere domenica col Genoa. La Juve comunque vincerà, perché la Juve è sempre non la favorita, però comunque sulla carta è più forte. Poi stanno, c'hanno pure Cristiano Ronaldo, capito com'è? L'hanno voluto toccare piano. E penso che finirà, penso, un pronostico con 1-0 per la Juve secco, 2-1. Se riuscissimo a pareggiare sarebbe davvero una cosa per fantastica. Il pareggio io dico 1 pari, fiducia
fisso e anche in passato loro sono sempre riusciti a vincere o alla fine come l'anno scorso col gol di Benatia o hanno stradominato. Sono poche le volte che pareggiamo o vinciamo noi. E sì, perché comunque sulla carta è davvero difficile. La Roma adesso come adesso non ha più giocatori perché l'attacco abbiamo fatto giocare con Schick perché il gioco è distrutto e Shaarawy anche, Perotti pure. Centrocampo c'è Zaniolo, Pellegrini non c'è, De Rossi non c'è, siamo costretti a giocare con Zonzi e Cristante che sta dimostrando molto, però non è Pellegrini, capito come? Non è De Rossi. La difesa, boh, Juan Jesus titolare io non lo capisco. Metti Gasdrop, metti qualcuno, falli prov cioè prova. Ho capito che Fazio, Manolas e Kolarov sono una garanzia, ma prova anche qualcun altro. Sicuramente non le provare con la Juve, però boh, porta avanti qualcuno. Olsen è una figurina, raga. Perché ho paura, ho davvero tanta paura. Perché penso, cioè, si deve comportare davvero bene. Non deve giocare come domenica scorsa. E niente, sono contento che mi abbia invitato solo Mondo Calcio sul suo canale. Se volete passare anche sul mio canale, abbiamo fatto un video insieme, un'intervista doppia pre-partita su Roma Juve. E niente, e spero che comunque boh, questi 2 minuti abbiate passati bene. Io vi lascio la linea a lui. E sempre Forza Roma, belli, raga. Il video è terminato qua, vi ricordo di iscrivervi al mio canale qualora non lo avete ancora fatto, di lasciare like se non l'avete ancora lasciato, in descrizione trovate il canale del tifoso juventino e del tifoso romanista e trovate anche il link in descrizione dei miei social, Instagram e Facebook, mi raccomando iscrivetevi ai loro canali e seguitemi anche sui miei social. Detto questo, ciao ragazzi!